barbara aggressione fascista. Eravamo comunque giovani, ingenui, estremamente spontanei e un giorno ci svegliammo. La gente era fortemente preoccupata, però non intimorita da non reagire, ecco. La popolazione coinvolta nella vigilanza anche notturna, sapete, di giorno, di notte, numericamente si parla di 10.000 persone. Vuol dire praticamente tutti. Era una riappropriazione fisica di uno spazio che era prima di tutto sociale. Tu ti vedevi con altre persone e parlavi di questa cosa e intanto che parlavi stavi davanti al portone di casa tua a vedere che non arrivasse uno stronzo.